Buongiorno a tutte, ciao ragazze. Allora, le ritrovate in una nuova veste di pigiama perché ragazze, ieri ho fatto tardi guardando i vostri video. È vero, non commento di tutte, pazienza, però alla fine commenterò oggi a pranzo o dopo il pranzo, si vedrà. Comunque, verrò da tutte voi man mano che pubblico questo video. Oppure lo metto in privato e poi lo pubblico a breve. Non lo so, si vedrà. Va bene? Ok, adesso mi devo spiegare perché. Devo mettere a posto alcune cose e poi intanto mi lavo la faccia che non voglio viste di come sono. Perdonatemi, però questa sono e questa mostro. E nulla. Ora corro a lavarmi la faccia in bagno. Tanto non c'è nessuno in casa, quindi mi lavo la faccia di qua. Non so neanche io dove mettervi. Vabbè. Metterò di qui. No, perché non ci state. Aspettate, trovo un appiglio. Allora, ragazzi, ho trovato questo appiglio che non so dove mettervi, però vi devo mettere per forza di qua. Allora, vediamo un po'. Mi è entrato un cigno nell'occhio, sapete voi? Che disastro cambiato. Sì. Dunque. Criminiamo prima la vedente che video. Tanto ho già fatto colazione mentre parlavo con voi ieri, nel tardi. Ora mi lavo i dentini con questo spazzolino elettrico. Qua mi entrano pelli dappertutto. Bah, vabbè. Con questo Sensodyne. Questo. E nel frattempo mi lavo appunto i denti. Oh.
prendiamo le mani e poi mi resto ovviamente. Sì, così è. Come crema mi metto questa della Vichy. Sperando che non mi sia entrato un altro pelo, perché non ho proprio voglia di partire questi. Tendo un ciglio negli occhi, aspettate. No, ok, sono a posto, direi. Se vedete, guardo di là perché ho lo specchio enorme del bagno. Ok, a posto. Bella incremata. Ora mi lavo le mani perché mi sembra di più. Perché questa crema è un po', dovete sapere, questa crema di Vichy è un po' corposa, devo dire un po' untuosa, però mi sta bene così perché già ho la pelle disidratata io, e quindi con la pelle disidratata ho bisogno di idratarla con una crema abbastanza untuosa e corposa, ecco perché burro cacao. Vado con il burro cacao della Yves Rocher. E ho finito. Ok, e adesso mi vesto perché veramente non posso stare così in pigiama. In pigiama non posso stare, ragazze, è certo che no. Ora non trovo un appiglio da mettervi, boh, vabbè, aspettate. Aspettate un attimo che vi trovo qualche appiglio, se lo trovo. Allora, andate un attimo. Allora ragazzuole belle, ho appena fatto il letto, mi sono vestita per vedere e niente. Nel frattempo, come potete ben vedere, sono anche sudata, quindi non lo so cosa ho combinato, ma mi vesto sempre di corsa, faccio tutta la svelta, quindi la mia pelle, secondo me quella crema l'ho fatta sudare, non lo so, oddio, questo ciuffo non lo sopporto. Aspettate un attimo. Niente, allora, vi dicevo, questo, sì, vabbè, questo abbigliamento così spero che vi piaccia, vedete, aspetta, vado un po' più là, così, sì, è un pantaleggings quello che vedete, è un pantaleggings, e questi sono, appunto, li ho presi da Bonprix, li ho ordinati, ecco perché spero che vi piaccia questo abbigliamento, vedete, ecco qua. Cioè, no, vabbè, tutta questa roba l'ho presa da cinese, ma non c'entra niente. Comunque niente. Ora vado a prendere un astuccio perché non vedo dove l'ho messo. Eccolo qua. Già. Oddio mia roba. Vabbè. E niente. Da qualche parte mi devo pure posizionare perché sennò non trovo un appiglio per dove mettervi. Ecco qua, vediamo un po'. No, non state. Non state. Vabbè. Ok, forse così riuscite riesco un po' a tenervi, nel senso che
ho il telefono che non sa di nessuna maniera, quindi ho dovuto fare degli marchingegni che non avete idea. Siete seduti, siete appoggiati sulla sedia, no? Attaccati al mio astuccio di quando andavo a scuola, quindi vabbè, niente, tutto questo per dirvi che non so più dove mettervi. Comunque va benissimo così. Ora accendo la televisione perché sinceramente non lo so se mi voglio andare in giro o meno, quindi credo che resterò qua a casa. Vabbè, niente. Poi tra l'altro oggi non so se l'avete capito, ma c'è un vento che mi si porta. Praticamente non è, cioè, è un bel tempo, ma c'è un vento che, per carità, non so se mi sono spiegata, non credo, vabbè. Allora, in teoria c'è sole, come potete ben vedere, però la giornata non è il massimo perché c'è un vento allucinante, ecco tutto. Ora forse mi sono spiegata. Già. Allora, vediamo un pochettino di abbassare il volume perché non c'è voglia di. Ok, siamo su Rai 1. Sto guardando Rai 1, ma voglio. O Rai 2, non mi ricordo più, vabbè. Comunque, metto canale 5 perché ci deve essere Palombelli, sì. E c'è proprio Palombelli, però io abbasso un po' perché tanto io sto parlando con voi a sto punto, non per il caso di. Come si dice? Non mi sembra il caso di mettere anche in mezzo il rumore della TV, perché altrimenti non so, non ho idea di cosa potrebbe succedere se metto il rumore della TV sottofondo, non è il caso. Comunque, niente ragazze, come sto oggi? Al contrario di ieri che vi ho aperto il video da ieri, che era quasi. Non mi ricordo cos'era, sinceramente. Mi sembra che fosse. No, voglio dire l'ora, già non me lo ricordo, ma l'ora cos'era? Mezzanotte passata, sì. A mezzanotte passata mi sono. Come si può dire? Permessa di aprire un video, aprire la telecamera e fare il video per voi, il videovlog. Voi direte a mezzanotte, perché col video era a mezzanotte, con la videoclip? Sì, ragazze, per forza. Non avevo sonno, volevo farmi un caffè, mi ho fatto un caffè, mi ho guardato quattro video in croce, anzi più di quattro video in croce, poi ovviamente mi sono messa a registrare, a aprire un video, a fare un video per parlare un po' con voi, giustamente. E adesso, come volevo dirvi, cosa volevo dirvi? Ah sì, che oggi non so quanto riuscirò a registrare, perché sinceramente, ragazze mie, capite bene che in giro dipende come è la giornata, non riesco a uscire di casa perché non ho voglia di farmi trasportare dal vento, quindi no. Però in casa potrei benissimo stare e raccontarvi un po' cosa combino, anche se potete farmi vedere benissimo. Sì, lo so, sono video fatti così alla cavolo di cane, alla. Come posso dire? Quindi. Sono video inutili, ma a me piacciono anche video, fare video inutili, vabbè. Molte mi hanno chiesto di voi video mukbang, non lo so ragazze, non ne ho idea. Lo potrei anche fare un mukbang, ma di cosa? Di colazione? Di che cosa? Boh. Non mi chiedete sushi perché sushi a me non mi piace, non mi riesce di mangiarlo. Una volta mi è stato presentato il sushi in un ristorante tipo. No, no, non era un ristorante cinese, un ristorante sardo, appunto. Come perché ovviamente se sono in Sardegna, ovvio. Comunque, era un matrimonio dei miei zii e dei miei cugini e mi è stato presentato un bel piatto di sushi. Ma ragazze, se a me non piace il sushi, perché me lo presentate? Vabbè, non l'ho mangiato, non l'ho mangiato per niente, perché a me i sushi non mi va, punto, non mi va e non so come dirvelo, ma non mi interessa, punto e basta. Non so se dirvi che mi interessa la pasta al forno.
Altri tipi di pesce? Sì, la pasta col salmone la mangio volentieri, però se mi presentate del sushi in una maniera un po'... Non lo so, vabbè ragazze, sushi niente comunque, basta, non ce la posso fare. Sì, mi incuriosisce, vorrei mangiarlo, ma non ci riesco, non fa per me. Basta, chiudiamo l'argomento sushi che è meglio. E niente, dunque, alle spalle vedrete il quadro di mia madre, perché è qui che abbiamo deciso di mettere questo quadro, ma penso che lo vedete da quando avete visto, da quando guardate il mio canale, quando mi seguite, penso, non lo so. Già, e niente. Sì, è una bella giornata comunque, non si vedrà una mazza, ma... Vi assicuro che è una bella giornata oggi, nonostante il vento che sta facendo. Perché non so se vi ho fatto vedere, no, ma non credo. Ho aperto la finestra. Ho aperto la finestra e era un vento, c'era un vento, c'è un vento allucinante. Allora, ieri c'erano su Canale 5 o Rai 1, non mi ricordo. Gli orologi del diavolo, però me ne ho visto un pezzo e poi bye bye. Mi sono addormentata e poi mi sono risvegliata per guardare video su YouTube e farmi anche un caffèuccio. Quindi non so se vi è chiara la cosa. Già. Ogni volta c'è questa pubblicità, sto vedendo di Intimissimi, mi ballo la canzoncina, troppo bella. Già. Vabbè, adesso sto presentando la pubblicità della Nivea. Make-up elaborata, non serve? Già. Sì, ragazze, ho deciso che da qui in avanti farò video come pare e piace a me. Chi mi vuole mi segue, chi no, pazienza, ragazze. Non... Io dico sempre, non siete obbligate a guardare per forza i miei video. Io ve lo dico, sì, lo so, però mi piacerebbe avere tante visualizzazioni, ma se io non me le vogliono dare, non me le danno. Non siete obbligate, ragazze. Non abbiate paura a dire mela, non ti guardiamo perché alcuni dei video non ci piacciono oppure ci annoiano. Va bene, non mi guardate, non è un problema per me, ragazze. È così, no, non mi sto agitando, tranquille. Per chiarire che alcune ragazze si sentono obbligate a guardare i miei video e non è così. Io non vi sto forzando, ho solo detto se vi piacciono i miei video, ok, sono contenta per voi, sono felice. Però se dovete guardare i miei video con obbligo, non mi pare il caso, no, non ci sto. Preferisco che passiate altri video, tipo miei o delle altre, o anche più delle altre che miei, va bene? Ma non dovete sentirvi obbligate, assolutamente, non voglio. Quindi, ragazze, quando non vi piace un canale, non lo guardate. Per mettere cosa? Dislike? Per mettere cosa? Un commento o un insulto? No, ragazze, non ci siamo proprio. Quindi, se volete guardare un canale, per piacere, supportarlo, ok. O mettere un like, poi sparire, ok. E andare in un altro canale. Ma se dovete mettere il dislike, non lo so. Allora fatemi capire il motivo. Boh, vabbè. Comunque, io ho saputo da Amarilì Scuba Libre che ha letto un'informazione su, sempre qua su internet, che i dislike, voi non lo sapete, chi mette i dislike, ci aiutano tanto, ci aiutano. Voi credete di no? Se credete di no, vi sbagliate di grosso, perché i dislike aiutano a crescere di più il canale. Sarà buono, sarà brutto, non lo so. Avere un dislike, un like, non importa. Mi date lo stesso visibilità, non lo sapete. È così. C'è chi dice no, il dislike aiuta a calare il canale. Non è vero, lo alza di più. Io mi sento felice perché anche se ho il dislike, io mi faccio una grossa e grassa risata. Però anche con il like mi fa piacere lo stesso. Avete capito? È così. Ah, se sentite rumori, non è dalla mia parte, ma c'è gente più giù che sta chiacchierando. Quindi vabbè, niente, un dettaglio in più. E quindi, ragazze, nulla, era per dirvi che
me dislike non me ne importa una mazza, come anche i like mi fanno piacere, però non siete, ripeto e ribadisco, non siete obbligati a guardare i miei video se non volete, ok? Punto. Allora, e rieccomi, dunque, vi stavo dicendo che tra poco, appena posso, farò un video di prodotti finiti, perché non ne ho molti, ma quel po' ne ho. Ho un pelo in bocca, ma non so come mai. Ah, ecco, era un mio ciglio, va bene, ok, mentre mi lavava la faccia, mi è finito in bocca, va bene. D'accordo. Lasciamo stare, va. E niente, qui è rimasto il mio computerino, non so se lo vedete, ma eccolo qua, aspettate. Ecco il mio computer che è rimasto lì. No, non si vede la mazza. Oh sì. Sì, si vede. Eccolo là, il mio computer. Di qua, già. E niente, ragazze, era tutto questo che volevo dirvi. Non so quanto riuscirò, quando riuscirò a montare il video, ma penso subito. Perché questo era un video un po' lunghetto, ma mi sentivo di fare questo video lunghetto per dirvi che mi piace molto fare questi video vlog abbastanza lunghi. E niente, no, no, aspettate, non voglio dire che questo è un video basato, un video vlog basato sul nulla, però quanto qualche cosa da dire anche di poco sensato, lo dico lo stesso, ma... Comunque ci tenevo a chiarire che non siete veramente obbligati a guardare i miei video, lo ribadisco di nuovo tante volte, perché voi dite, ma non ci piacciono, ok, ma per quelle che veramente non interessa il mio canale, allora non mi guardate. Mi va bene anche la vostra iscrizione, ma la vostra visualizzazione, poi ciao, va bene così, anche un like di supporto, vabbè. Allora, stamattina ho intenzione di... Aspettate, vi avvicino un po' perché non so se mi sentite. Ok, così va bene. Allora, non so se questa mattina riuscirò a fare altre cose, se casomai vi aggiorno su Instagram o non lo so, vediamo, con una history. Però volevo farvi anche vedere cosa mangio. Ma non so, non lo so. Vediamo. E niente. Oddio, ecco dov'è la mia cover, che lo cercavo ieri. La cover del mio telefono, dell'iPhone, perché adesso sto registrando con Huawei. Ragazze, ciao. Mettete like, commentate e fatemi sapere con un commentino. Ciao ragazze. È finita la memoria del telefono. Ciao ragazze. Voglio bene. Ciao.